Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di esperimentificio.com. Un saluto da Michelangelo e basta. Oggi facciamo un esperimento che ho visto sul mio libro di scienze. Innanzitutto ci servono delle... Oh, che è sta cosa? No, non ho mica capito, scusami, che fai? I video da soli? Oh no, mi ho peccato. Allora, un saluto a tutti, benvenuti su esperimentificio.com da... Michelangelo. E Diego... E ora cominceremo a fare un nuovo esperimento. Sigla! Visto che oggi vuoi fare tutto da solo, spiega tu cosa dobbiamo fare. Dai. Allora, come ho visto sul mio libro di scienze, se noi mettiamo delle ossa dentro un bicchiere, un barattolo, quel che avete, insomma, e con dell'aceto, dopo un po' di giorni l'osso dovrebbe diventare molle. E quindi per questo esperimento cosa ci serve? Alcuni barattoli. No, barattoli. Delle ossa. E dell'aceto. Ma siccome con l'aceto l'esperimento è un po' lungo, noi vogliamo dargli un... leggero sprint. Un leggero sprint, e quindi usiamo del... acido clorifico. Esatto, quello che al supermercato si trova con il nome di acido muriatico. Questo è diluito al 10%. Ora, siccome... come potete vedere, c'è scritto che è corrosivo e se ve lo mettete sulle manine vi fa delle brutte ustioni, bisogna sempre usare guanti e occhiali protettivi. La prima parte dell'esperimento consiste nel vedere cosa succede se noi prendiamo un ossetto come questo, lo mettiamo dentro un bel bicchierozzo e ci versiamo dentro dell'acido cloridrico diluito. Comunque, come avete visto, mi sono tagliato i capelli. Molta cautela nel versare l'acido e buttiamo il nostro acido cloridrico diluito all'interno che del barattolo. Odore. È coperto tutto. Non so se si vedono già delle bollicine. Sì, non... si vedono delle bollicine. Ok. Questo dobbiamo lasciarlo riposare e meglio coprirlo. Non chiudete in maniera ermetica il recipiente perché si potrebbe sviluppare del gas, sennò poi quando lo aprite fa... Però, siccome noi siamo fichi, quanto sei bello con questi occhiali, siccome noi siamo fichi, facciamo un'altra cosa. Visto che ci avanza un altro ossetto, volevo fare una seconda parte di esperimento. Ora, forse voi non lo sapete, ma l'osso è composto da due parti sostanzialmente. Una parte è minerale, che è formata da un calcio fosfato, e una parte di proteine. Se avete visto un nostro vecchio video che si chiamava Kiwi mangia gelatina, saprete che all'interno dei kiwi ci sono degli enzimi che degradano le proteine e quindi hanno distrutto la gelatina. Ah, e quel video ve lo metteremo qui in alto, a sinistra, Ora potremo verificare se riescono a degradare le proteine di quest'osso. Non lo so se funziona, ci proviamo. Per fare questo, quindi c'è un altro barattolo, il nostro ossetto e indovina un po' cosa? Un kiwi. Quindi noi prendiamo questi bei kiwi, li spremiamo, li tagliamo e facciamo una specie di frullatozzo di kiwi. Le papete perignonate, per esempio. Un omogenizzato di kiwi all'interno del nostro bellissimo barattolozzo. Cioè, se è buono sto kiwi? Buono? Sì. Ne ho dell'altro che dopo cena me ne più uno. Ne ho quattro. Ah, perfetto. Mi raccomando, il kiwi deve essere crudo, perché se è cotto, tipo il succo di kiwi che viene pastorizzato... Il kiwi si può fare... No, non si può fare cotto il kiwi, almeno non lo so. Se avete una ricetta di un kiwi cotto, mettetela nei commenti. Dicevo che se prendete il succo di kiwi dal supermercato, quello nel barattolo, nel cartone, quello è pastorizzato, quindi è stato scaldato, e quando si scaldano gli enzimi vengono distrutti, quindi non funziona questa cosa qui. Ricopriamo il nostro ossetto con una bella purea di kiwi. Non lo so cosa succede. Manco io. Quindi chiudiamo qui, questo lo mettiamo insieme a quello, li facciamo riposare per una giornata, due, e ci rivediamo domani e vediamo cosa è successo. Domani, esatto. Ciao ciao. E vi volevo dire una cosa, io so soltanto cosa succede su quello con
l'acido, ma quello con il kiwi, io non ho la più pallida idea di quello che succede. Intanto qui vediamo un po' di bollicine, vedete? Ah, mi sono dimenticato una cosa. Fermi là. Volevo farvi vedere... Che è quel coso? Questa è una cartina indicatrice dell'acidità. Sì, guardiamo il pH, acidità, che è una misura dell'acidità del kiwi. È giallo. È un arancioncino. Ok, quindi è... Sì, quello tra 4 e 3. Tra 4 e 3, secondo me. Guardiamo quello dell'acido cloridrico diluito. È rosso! È rosso! Ta-dan. È più rosso dell'uno, cioè... È sull'uno, sì, verso l'uno. Ma non lo è ancora di più. Sai di cosa sono fatti i succhi gastrici? No. Di acido cloridrico. Wow! Quindi qui dentro c'ho acido. Sì, solo che le cellule sono ricoperte da una specie di muco viscido che le proteggono e quindi non ti mangi, non ti digerisci da solo. Perfetto. Detto questo, ci vediamo tra qualche giorno. Esatto. Ciao! Tra un po' di giorni. Ciao. Eccoci qua. Sono passati 4 giorni perché Michelangelo è una persona molto impegnata e ha avuto da fare in questo periodo. E qui abbiamo il nostro osso sotto acido e il nostro osso sotto kiwi. Ok, quindi dobbiamo verificare cosa è successo. Allora, innanzitutto possiamo notare che si è formata una specie di brodaglia dentro il barattolo. Poi prendi questa e misura il pH della soluzione. Ok. Direi che è molto rosso. È ancora acida. Ora con quella pinzotta il buon Michelangelo tirerà fuori l'osso. Ok. Appoggia sul piattino. Cosa dovrebbe essere successo, Michelangelo? Dovrebbe... Tutta la parte minerale si dovrebbe essere sciolta, in teoria. E quindi l'osso come dovrebbe essere? Fatto tutto di proteine e tutto molle. Prova. È molle. Cioè, lo è davvero. Sono stupito da questa cosa. Cioè, in qualsiasi modo lo giro... Ha la consistenza tipo del... Pongo, esatto. Sono ricoperto di acido. Quindi direi che la prima parte dell'esperimento... è andata bene. Mi sono cambiati i guanti. Ora dobbiamo verificare la seconda parte dell'esperimento. Cioè, dobbiamo capire se gli enzimi del kiwi, che abbiamo detto attaccano le proteine, sono riusciti ad attaccare le proteine dell'osso. Fa sinceramente un po' schifo. C'è anche un odore pessimo. Non sembra che sia cambiato molto. Esatto. Ma direi che gli enzimi del kiwi, che hanno la capacità di attaccare le proteine, attaccano bene le proteine della carne, ma quelle dell'osso... Direi di no. Però noi abbiamo un'altra prova da fare. Non me l'aveva detto. Le proteine si degradano anche con una cosa che noi conosciamo molto bene, cioè il calore. E per fare questo useremo il gas. Mi raccomando, il gas solo gli adulti, non i bambini. Quindi con una pinza, per non sbruciacchiarci le mani, prendiamo il nostro bel ossetto e lo mettiamo sul fuoco a bruciacchiare. Sarebbe meglio farlo all'aperto perché farà un po' di puzza. Cosa puoi notare, Michelangelo? Che l'osso si sta scurendo. Una volta che a scurirsi, vedi che prima di scurirsi diventa più bianco? Sì, vero. Guarda la differenza? Sì, la parte vero. Che era sul fuoco. Vero, vero. Come potete vedere, ragazzi, una parte è più chiara dell'altra. Sta prendendo fuoco. Dentro la parte molle non c'è più. Oddio. Che l'osso è diventato molto friabile. In realtà qui c'è ancora roba dentro, l'interno è ancora proteico, nel senso ci sono ancora proteine qui, però come potete vedere è tutto molto più friabile di questa parte qui che
Invece è bella duretta. Questa non si spacca, vedi? Sì. Perché c'è ancora le proteine, mentre questa è diventata fragile come fosse un sasso perché abbiamo bruciato tutte le proteine. Esatto. Questa è solo la parte minerale dell'osso, che è formata da calciofosfati. Direi che per oggi è tutto, con un esperimento andato bene e uno non a buon fine, ma abbiamo subito trovato una soluzione. Vuoi una costicina? Dopo magari me ne prendo una. E un saluto da Michelangelo e Diego. E noi ci vediamo nel prossimo video di esperimentificio.com. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale, che fa sempre piacere. Ciao! Ciao! Visto che mi voglio mangiare un bel kiwi e non mi ricordo quanto è il pH del kiwi, adesso lo proviamo. È sempre un bel rosso anche questo. È su il 2 e l'1, tipo qua. Sta qui. Di più fruttrese. Ma lo acida anche il kiwi.